C'è cotta l'argilla. Ma io che cazzo ne so. Sono qui che sto preparando un atto di propaganda estremista. Che devo dirti, fratello? Sì, esatto, propaganda. Perché oggi su Alterra espanderemo il nostro potere politico approfittando di guerre civili tra villaggi, di caos e di distruzione. Ma non solo, perché oggi andremo a sistemare un'altra annosissima questione, Dragon. Quindi mi raccomando, ragazzi, guardate il video fino alla fine, lasciate like, commentate e condividetelo con tutti quanti i vostri amici, perché questo sarà un video incredibile ed epico di Alterra RP. Quindi, detto tutto ciò, direi di lasciarvi a questo fantastico video. Ho 8 online picture frame. Adesso mi prendo il link. Oh, finalmente la bandiera di Godopoli. Che bella la bandiera di Godopoli. Bella. Lo so. E mentre che propagandavo, Watson ha anche iniziato un allevamento di con le ali. No, ho non pensato che fosse più d'effetto arrivare così. Ah, ma vola? Sì. Ah, ok. Altrimenti era un po' scomodo. E abbiamo anche raccattato Kiniko dal villaggio. Dove sei, amico Goccia? Dov'è, amico Goccia? Ecco, amico Goccia. Ah, io mi chiamo Kiniko. Non ce ne frega un beato cazzo. Ha una pala e... Lì c'è la macchina del tempo! Perfetto, possiamo andare. Cosa? Dove? La mia macchina del tempo. Oh, finalmente qualcuno che si interessa. La mia macchina del tempo è quella lì. Ah, le andiamo, presentazioni, dobbiamo ragazzi. Vedere... Lui ci ha detto il suo nome, ma noi non... Ah, lui è Watson, lei è Chiara. Ah! No, aiuto! No! E tornati a casa, ci siamo messi subito a costruire la prima build del giorno, ovvero una prigione, che ci è stata richiesta da Alex. Nella prigione io voglio fare la sala delle torture. Ah, sei d'accordo? È una build classica che faccio in tutti i miei mondi survival. Classica, ma sempre iconica. Sì. Che casualità, proprio oggi che ho portato il vessillo imperiale. La prigione, visto che abbiamo tanto spazio qua sotto le case, pensavo di metterla qui da qualche parte. Magari qui accanto alla miniera. Così magari iniziamo anche a fare un'entrata decente per questo posto di minti. Da Dio. Tenete bene a mente che questa decisione l'ho presa io, perché più avanti mi costerà molto caro e manderà in frantumo i miei piani di conquista. Ma che cavolo state facendo? Sesso, un mucchio di sesso gay facciamo. Chiara guarda e basta. E in tutto ciò abbiamo utilizzato anche dei materiali che abbiamo trovato in un dungeon. Sono quelli che abbiamo trovato in caverna. Magari due o tre qua in cima possono essere ok. Oddio, sembra una svastica sta cosa. E porca puttana però, fratello, ti abbiamo lasciato 30 secondi da solo, hai già fatto disastri. E abbiamo iniziato a mettere anche le basi per la zona in cui metteremo la fornace della Tinker. Ragazzi, venite a vedere questo quadro che ho messo nella stanza delle torture. Oh yes, bellissimo. Ma sai che ti dico? No. E dopo un piccolo errore di Khmer, vi ha consegnato un regalo, quanto pare. È vuota. Ma è vuoto. È vuota. Non era previsto. Signore, che cosa fa? Ci prende giro. L'abitante si è sbagliato palesemente. E diversi incidenti diplomatici con Dragon. Devo provare una nuova magia. Madonna, Dragon. Quanti anni fa? Ma sai che ti dico? Bene. Proviamo. Farlo altrimenti. C'è un'idea. Non so cosa potresti fare. Un po' così possiamo... La smetti, bestia. E che puoi usare della terra per chiudere questo buco qua. Che cazzo? Se Dragon la smettesse di... E è arrivato Deun alla nostra base. Sera. Deun? Che vuole lei da noi? Chi è questo Deun? Commerciare se possibile, capo. Ossa normali cercavo. Non abbiamo ossa purtroppo. A voi questo primo incontro potrebbe non dire nulla, ma io che vengo dal futuro vi posso assicurare che questo è il primo indizio dei malefici piani che sta portando avanti Deun contro il nostro villaggio della goccia. Comunque lui è Chadmagandigard, è la mia personalità più tranquilla. Chadmagandigard, l'egregio Chadmagandigard. E in tutto ciò la mia missione di propaganda non si è fermata. Questo è il mio partito del mio mondo, il partito a cui appartengo, di cui sono il capo. L'uomo si distrugge con la politica senza trolling, col piacere senza goliardi. Ma che cazzo. Dopo un po' è arrivato Watsune, che in veste di vice sindaco ha reclutato alcuni giocatori per costruire una nuova struttura al centro del mondo di Alterra. Ah, bene. Okay. No, ciao, infine. Amici. Ah. Allora, no, cosa? Allora, visto che la stanza deve essere rotonda, io pensavo di fare i tre corridoietti piccolini con le loro cose, poi il centro qua, farlo effettivamente in marmo e metterci una bella tavolona rotonda al centro. Che è quello sì. Che abbiamo detto prima, sì. Perfetto, non stavo ascoltando, ero impegnato a propagandare. Ovvero la stanza in cui si riuniranno
tutti quanti sindaci e vice sindaci per discutere di tutte le loro cose da sindaci e vice sindaci. In teoria questa cosa doveva rimanere segreta, ma nella pratica l'hanno detta praticamente a tutti quanti. Ma vabbè, l'importante è che il risultato finale sia veramente molto bello. Chi mi ha ghiacciato? Stefano. Secondo lei? Ma l'ho sghiacciata, signore. Allora, abbiamo esagerato questa volta, non ne posso più. Mi inventerò una punizione esemplare e tornerò. Tu hai esagerato davvero questa volta, quindi affronterai il tuo peggiore incubo, che con la mia magia porterò in vita. Solo per te. Buona fortuna. Ragazzi, ma ha detto che porterà in vita, ma non vedo niente. Ho paura di cosa può portare in vita. Devi aver paura. Tu devi esserne terrorizzato, fratello. Puoi ripetere la parola? Non terrorizzato. Quello lo sai già. Chiara se n'è andata via che non ha cibo. Addio, un manichino! No! Il manichino! C'è un manichino che perseguita Watsune. C'è un problema, ragazzi, il Mr. Manichino non riesce ad uccidermi. Ok, mi ha direttamente killato il Mr. Manichino. Alla fine l'ora delle decisioni irrevocabili è arrivata e ci siamo trovati ad affrontare il villaggio Goccia per poter difendere la nostra libertà. Purtroppo ho scoperto, facendo una ricognizione, che il sindaco ha scoperto che c'è qualcosa che non va e ha bloccato tutte le vie per entrare nell'isola. Quindi purtroppo in foglio non potrà aiutarci. Ma quello... Il giorno? Ma il sindaco Roccia, guardate! Cosa vuole? Ha una spada. No, aspetta, io ho paura, No, aspetta, caricate fermi, gli archi in posizione sindaco, di difesa. Che ci fai qui? Umani, state costruendo roba. Per prima cosa non avete nessunissimo diritto di costruire su questa terra. No, diritto? Vabbè. Parli tu di diritto, traditore di... Tu ci manti la guardia di finanza. Tu un pirata. Era che fai questo? Lo so quello che avete fatto. Sei un traditore. Sei la vergogna di noi pirati. Non ti meriti tale merito. Maledetti umani. Ti prego non congelarmi, sto parlando. Te la faremo pagare, brutto traditore. Sappilo. E anche la popolazione la pensa la stessa cosa. Sei questo un figliacco. Mondo le cose funzionano così. I mostri regnano e gli umani sciocchi periscono. Per questo nella nostra città sono io a governare. Pensa un po' tu caso, stai parlando proprio con un ragno, sai? Mi definivano il re dei pirati. Un ragno che sta dalla parte sbagliata. Fermi tutti, ragazzi, ma questo è un impostore. Ragazzi, è il sindaco della roccia. Certo che sono il sindaco della roccia. È il sindaco della... Noi siamo Goccia. Cosa? Ma... Ops. Tu sei io? Che ci fai qui? Noi siamo Goccia. Scusate. Che face! Combo di nome sbagliato più infipalle che entra in azione. Voglio che vi facciate i fatti vostri e che non interferiate con la mia città. Lì sono io che comando. E se ogni tanto frusto qualche cittadino, lo uccido, lo butto nel buco della morte, sono affari miei. Tu un pirata che fai tutto questo, che sei schiavo della guardia di finanza, vattene via immediatamente se non vuoi perire ora. Bene, è stato un incontro fruttuoso. Prima o poi manderò le mie guardie. Vattene qui. E non saranno gentili come me. Quello che credo è che l'ultimatum del sindaco sia veramente ineccepibile. Non si può continuare così. E credo che sia sufficiente per poter chiamare il casus belli. Appena arriveremo in città, se ci stanno delle guardie, le attaccheremo. E il nostro obiettivo è prendere il sindaco Goccia vivo. Ed è proprio mentre che andavamo ad attaccare il villaggio Goccia che ci è arrivato un telegramma veramente molto preoccupante. Deon aveva preso un drago che ci apparteneva di diritto. E più avanti in questo video lo andremo a riprendere. No, bro, la foglia ha preso due draghi. La foglia ha preso illegalmente draghi anziché uno. Ti proporrei di andare a rubare l'altro drago dalla foglia. Alla carica! Aspettate, voglio prima vedere. Beh, non si aspettavano un attacco adesso, immagino. Ma c'è il sindaco là sopra, guardatelo là. Ci sta il sindaco là sopra. Fai il discorso come Mussolini al balcone. La mia città è mia, chiaro? Cosa ci fate qua? Tu sei solo un traditore. Questa gente ha bisogno di un vero pirata, di veri pirati, che tu non sei. Un lunito bastardo. Ho fatto un piccolo patto con Aragorn, ma soltanto... Cosa? Soltanto per motivi di soldi. Insomma, mi ha dato i mezzi. Guarda che belle guardie, come sono belle. Hai fatto un patto con quello che ho ucciso. Bastardo. La mia ciurma. È stato necessario. In questo mondo è uccidere può essere uccisi, amici. Verrò lassù e fidati, ti farò passare il peggiore degli inferni, maledetto assassino. Allora, combattenti, guardie della città Goccia, attaccate gli invasori, addosso. Si attaccano, uccidetele tutti. No, le guardie se la stanno prendendo anche con la popolazione. Dobbiamo fermarli. L'attacco, attenzione Davide, 3,
Aiuto! Oh, hanno slainato Chiara. Oh, morto cogliona. Un'armatura. Davide, ti aiuto io. Gli attacchi a distanza sono la loro debolezza. Le armature che danno sono buone, quindi se volete delle armature potete prendere le sue. Qualcuno faccio io, Chiara. Merda, mi sta uccidendo, signori. Ragazzi, quel bastardo si sta mangiando del sushi. Sopra, l'ho sentito. No! No. Perfetto, tutte le guardie sono andate. Andiamo a prendere quel figlio di puttana. Ehi, forza! Da adesso sarai nostro. Preparo la mia arma più forte. Fermateli, guardie, agite, agite. Uccidete ogni guarda, aia. Aia. Sì, però se spawnate sto cazzo di Wither, crepo anch'io. No. Ah, io c'ho il pesce sindaco. Aiuto. No, più guardie. Ma oh, dai. Merda. Anche le guardie c'hanno il pesce, ma un altro tipo di pesce. Ti prendo col pesce. Non attaccare i cittadini, quelli dopo. Aiuta. Maledetto. Mando un'email al mio boss, Aragorn. Aiuto. No, perché? L'ho congelato, ragazzi. Non uccidere. Maledetto, bastardo. Ok, mi arrendo. Okay. Alla fine siamo riusciti a catturare il sindaco della goccia e l'abbiamo portato nella prigione costruita a inizio video. Fidati, le carceri ungheresi rispetto a queste sono note la 5 stelle. La vostra bandiera puzza proprio, fa schifo. Quello è il vessillo imperiale di Godopoli, vedi di rispettarlo. La mia è meglio. A sinistra, aprite la pagella. Entro. Va bene. E c'hai pure il ventilatore di Zeb, Suka. Anche il cesso. Proprio lezzo, proprio lezzo. Subito dopo abbiamo approfittato di una mia reunion al villaggio Foglia con Zerk per riprenderci tutto quello che ci appartiene. Zerk! Eccolo! Ciao! Amore mio! Bella, bro! Bella, bro! Come va? Com'è andata? Tutto bene. Abbiamo fatto un colpo di stato, le cose sono andate abbastanza easy. Il piano era distrarre Zerk, l'unico abitante della Foglia in quel momento al villaggio, mentre che tutti gli altri sarebbero andati a recuperare l'uovo di drago, nonostante non sapessimo di preciso dove si trovasse. Qui cos'è che succede di bello? Boh, io sto qua, gli altri sono andati via e sono rimasto da solo per tutto il tempo. Ma io mi chiedo, voi avete due draghi, giusto? C'era solo Deo, i due draghi. Ah, non ne avete due? Sì, li ha tutti e due lui. Ah, e sono già tutti e due nati, quindi. Noi ci siamo fatti tutta la nostra casa, abbiamo le mura di fortificazione, abbiamo una piccola fortezza che dovevamo fare il colpo di stato, ci siamo armati come si deve. La gente come ti sembra qui intorno? È gente strana. Non c'è nessun altro, quindi. No, è solo da solo, l'hanno lasciato da solo questi bastardi. No. Vabbè, alla fine, dopo ulteriori chiacchiere imbarazzanti con Zerk, si è presentato Deun stesso, che non ci ha pensato due volte ad aggredire. Dirci con il suo drago. Oddio! Qualcuno ha trovato il drago. Dove cazzo è? Lei davvero credeva? Sono morto. Sarà guerra, raga, sarà guerra. Arrivo. È già la seconda volta che il popolo della Foglia ci accoltella alle spalle. Non possono farla franca. Pausa tutti, Zerk 3. È morto il drago. È morto! Prendiamo le spoglie, prendi le spoglie. Questo è ciò che merita. Uno come te che ci pugnala le spalle. Vaffanculo, tu e i tuoi draghi. No. Avete ucciso Nino, il draghino. No, perché non ne avevano due. Ci hanno pugnalati alle spalle. Non sono stato pugnalato, mi avete ricattato, maledetti. Non è vero. Lui, ho ancora il teschio. Ora io non vorrei dire, ma Nino ha provato ad uccidere me, signor Kemmer. Kemmer, mi lasci spiegare a me. Allora, noi siamo venuti qua con le intenzioni più pacifiche del mondo. Stai zitto! Mi stavo scusando con il poverino. Con le intenzioni più pacifiche del mondo, per recuperare il drago che ci spetta di diritto, perché Deon ne ha presi due. E lui, Deon, ci ha aggredito. E adesso il drago dei Foglia è morto. E quindi dobbiamo riprenderci il nostro drago, che invece è quello ancora vivo. L'ho ucciso proprio con questa spada. Ci sono le prove, signore. Lo so. Dove che sono le mie osce? Ma cioè, sì, farà, siamo in tribunali di guerra e tu chiedi di le mie osci. Deun ci ha pugnalato. E che senso, amici? Cosa è successo? Deun si è preso due draghi al posto che uno. E quando siamo venuti a chiedergli in maniera pacifica e non violenta il drago che si è preso extra, lui ci ha aggredito e ha cercato di ucciderci. Anzi, e il vostro drago è morto. Davvero? Eh sì, ma in tutto ciò Deun non è rimasto con le mani in mano. Ha subito pianificato la sua vendetta, dirigendosi immediatamente verso la base del
nostro villaggio. Le conseguenze delle sue azioni terroristiche saranno devastanti sulla nostra base. No, no, amico, hai esagerato, il Griffin non era per me. Eccoci. Ho visto degli esplosivi nel suo inventario, mi sono insospettito e il danno era già fatto, però vi sto aggiustando tutto. No, è esploso soltanto qui. In realtà il danno non è così esteso. Da. Ma insomma, il magazzino non è esteso? Qui avevamo proprio le cose nostre. Alla fine il magazzino è stato riparato e ci siamo visti il sabato dopo per la sessione successiva, dove in teoria io avrei dovuto corrompere i sindaci che avrebbero giudicato Deun colpevole, ma non sono riuscito a fare tutto ciò in tempo, per cui mi sono ritrovato una marea di diamanti senza nessuno a cui darli. Inoltre bisognava anche andare nel Nether, ma il server per qualche motivo non me lo lasciava fare e per 2 ore sono rimasto con le mani in mano tentando invano di entrarci. Alla fine però una cosa andava ancora risolta nonostante tutto, e quella cosa era Dragon. Ma chi è che ha fatto sto muro di merda? Di... L'ha fatto Dragon. Mi hanno già congelato, Gamer, sento freddissimo. Oh no. La smetti dopo, non lo so. Perché è una gonna? Aia, porco. Non so cosa sto facendo. Non lo sto facendo io. Non lo sto facendo io. Giuro. Non sto facendo nulla io. Cosa hai detto? Ho un cuore. Dragon, se spammi ancora dell'altra merda, ti faccio bannare. No, no, da guarda. Cielo. No. Ma chi è il... E che lascia la roba a terra in giro di... Non sono assolutamente io. No, ti cascasse il cielo in testa. Ma ci sei lato. Ti prego, Dragon, basta spammare suoni a caso. Che cos'è? Hai rotto i coglioni. Forse ti ha fatto. Io giuro che te la faccio togliere la bacchetta. Lo vedi a Davide? Però non più. Dicami. Lui è il mio fatto che ci sia. Davide, ti vorrebbe uccidere, scusa. Dragon, ti prego, smettila di sussurrare, perché sussurri mi dà fastidio. Che cazzo è sto rumore? Puoi smetterla di spammare rumore? No, ti prego, basta che rifare, rotti. Mi serve. Ma non mi fa. Vai da un'altra parte, vai da un'altra parte, altrimenti ti ammazzo e ti brucio la bacchetta e tanti saluti. Watson, hai presente il problema, quello che ti dicevo prima che mi assillava particolarmente? Ho ricevuto l'ok istituzionale per utilizzare la forza al fine di risolvere la situazione. Lo vedrai in prossima sessione. Guarda, mi va bene, preferisco così che l'altra soluzione. C'è lo film ha dato l'ok per bruciargli la bacchetta. Godo, te lo giuro su Dio, godo. Aspetta, coglione, chi è morto? Vabbè, ma io non c'ho l'armatura, guarda, sono morto. Lo slime. Ma io sto curando lui che cura me, o sbaglio? Sì, lo so, non ha molto senso come cosa. Lo lasciamo, No, come si apre l'inventario? Devi aspettare che muore. Allora aspettiamo che muoia un attimo, così gli togliamo le bacchette. Ma perché? Che ti ho fatto? Vai, curatemi, vai. No, aspetta che prendo l'acciarino. Watson, cara, qualcuno. Questi qua veramente mi fanno morire. Curatemi veramente. Watson. No dai, oh, Velen, veramente, curami, ho 20 secondi. Velen.